gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo. Padovano del 73, molto più giovane di me, laureato in giurisprudenza, la sua attività poi per venire a lui, e il quale esordisce con questo romanzo che è La ballata di Mila. Matteo è cofondatore di un movimento che si definisce Sugar Pop. Gli appassionati del genere sapranno che Matteo ha una condivisione di sentimenti anche ideali con quel grande scrittore di noir che è Massimo Carlotto. Prima di cominciare il nostro dialogo vorrei riassumere una cosa, quindi il libro in una frase. A pagina 67 io ho trovato quello che fa per me. Via via che gli anni passavano, la vendetta diventò la mia unica religione. Bruciai i miei rapporti umani, cancellai le parole, tirai giù le stelle dal mio cielo, ad una. Quel senso che cercavo disperatamente nella vita era stato dilaniato dalla pigrizia colpevole di un giudice vigliacco, dalla divinità sanguinaria e bestiale degli uomini. Allora, Matteo, un libro singolarmente privo di riflessioni sull'amore e sui sentimenti umani. Allora, intanto grazie per la tua introduzione, grazie alla libreria Lovat di Villorba che mi ospita ancora una volta dopo Padova, grazie a voi che siete qui. Ma non lo so se poi è un libro che, in cui non c'è, no? Nessuna. È vero, è un libro molto d'azione, certo. È un libro che di fatto si fonda su un bisogno, ancora prima che un desiderio di vendetta. Però è anche vero che, ed è sicuramente un libro che risponde a un certo tipo di estetica, di genere, anche se poi, come dire, essendo il genere il pulp, mescola svariate cose dentro. Però tutto sommato c'è anche un tentativo molto piccolo e probabilmente non molto riuscito, non ne ho idea, di provare a raccontare un personaggio femminile che sicuramente gestisce la storia dall'inizio alla fine anche da un punto di vista fisico e non solo da un punto di vista mentale, quindi non è la classica dark lady che ci si potrebbe aspettare nel classico noir o thriller, direi proprio noir nel senso di cinema noir, quello per dirci del Falcone Maltese, Houston, eccetera. Però c'è anche una parte in cui, ecco, mi sento di dire, c'è almeno un tentativo da parte mia, non so se è riuscito, di provare a raccontare una donna anche con le sue fragilità. Cioè, è vero che questa donna è molto violenta, è molto è spietata, ripeto, ha questo grande bisogno di vendetta perché ha subito tantissimo ed è una vittima designata e quindi conseguentemente un carnefice nel momento in cui reagisce, perché non è una che subisce le situazioni. Però è vero anche che c'è una parte comunque del libro in cui il personaggio prova a raccontarsi e nel raccontarsi tenta in modo, credo abbastanza femminile, cioè cerca di superare, come dire, quella che è una sua incapacità nell'accettare il fallimento della sua vita. Il fallimento della sua vita è: io mi vendicherò fino alla fine. In realtà non ci riesce, cioè, o meglio, riesce a vendicarsi, ma non riesce a superare questo senso di fallimento legato al fatto che non riesce a elaborare comunque la sofferenza in modo diverso. Ecco, allora, in questo senso, senza volerlo troppo cerebralizzare, perché come giustamente dici tu, è vero, non c'è poi tutto questo sentimento, però un po' di sentimento c'è. Non era una critica, era una spiegazione. Ma anche se non fosse giustissima. C'è solo altra. Era soltanto un rilievo, perché io credo che in effetti questo sia voluto, sia perfettamente voluto, perfettamente aderente a quello che è Sugar Pop, di cui tu sei il cofondatore, cioè il movimento del racconto sparato, del racconto che colpisce diretto al cuore, del racconto che deve stordire il lettore e in alcun modo lo devi distogliere da quelle che sono le emozioni, e quindi i sentimenti sarebbero comunque una deviazione da quello che è la linearità del tracciato. Ma quello che mi ha veramente impressionato come scrittrice femminile, ed è solo uno dei tuoi bersagli, perché tu dici che ti rivolgi ad un pubblico
pubblico femminile, ah, sì, okay, mediamente colto, spero di rientrare in questo. Beh, no, nel senso che probabilmente sei oltre la media. Ecco, e questo volevo dire, nei personaggi, nel personaggio principale, ma anche negli altri personaggi, non c'è nessun tipo di redenzione, vivono, anzi non vivono nemmeno, mordono un'esistenza a volte grama, violenta, spesso sanguinosa e spesso dura, però non c'è redenzione, non c'è luce e c'è questo, eliminerei l'aggettivo onirico che è stato ben scritto qui in calcio al libro, perché secondo me di onirico non c'è nulla, anzi c'è una lucida, spietatissima analisi della realtà. Devo dire purtroppo delle volte, io che sono giornalista metto per riportare la realtà supera la fantasia e quindi questo libro mi appare molto reale perché io vivo la cronaca di tutti i giorni e quindi ecco, mi ha colpito il fatto che i tuoi personaggi non hanno, cioè le loro debolezze sono confinate perché muoiono, se hanno debolezze muoiono, la protagonista che ovviamente non muore, non si può permettere nessuna debolezza. Beh, questa è un'osservazione che mi colpisce molto e che mi piace molto, nel senso che poi è proprio così. Cioè, voglio dire, allora, questo romanzo parla, però è anche vero che io come lettore, prima di tutto, perché qui leggo veramente tantissimo, sono imbevuto di noir. Il noir è comunque un elemento di questo romanzo, anche se è un romanzo pulp, nella misura in cui il noir è, al di là di quello che si dice spesso in Italia, il noir è l'ineluttabilità di un destino già scritto, un destino per cui comunque qualsiasi cosa faccia il personaggio, appunto come dicevi tu, il suo destino è già segnato e quindi indipendentemente da quanto e da che cosa farà, la sua storia può finire in un modo solo e in un modo tragico, parlando di noir. Allora, questo elemento del noir sicuramente è inserito nel mio romanzo. Poi è vero, c'è ovviamente tutta un'estetica e un'influenza letteraria legata ad autori come Lansley, come Gichler, come Winslow, come anche il Cormac McCarthy di Non anche sopravvecchi, per dire. E quindi sicuramente c'è il tentativo di costruire un romanzo che è una storia che parte in un certo modo, deve arrivare a un certo punto, ma tutto questo percorso cerca di farlo con l'acceleratore pestato, insomma, quindi il più possibile cinematografico, quindi Tarantino, quindi Rodriguez, quindi Guy Ritchie, Sam Peckinpah, qua, Sergio Leone, che probabilmente è un po' più lentino, ma insomma comunque mi è servito tantissimo poi per le atmosfere. E poi anche molto fumetto, ne parlavamo prima, c'è sicuramente una forte influenza da parte per esempio di certi, penso, personaggi Marvel come The Punisher di Garth Ennis, piuttosto che Batman più crudo e oscuro di Brian Bolland, quindi sicuramente c'è anche, e devo dire che cioè mi piace in realtà questa cosa, nel senso che poi come persona sono cresciuto molto a livello proprio di influenza legata alle letture eccetera, non solo con la letteratura ma anche con il cinema, con il fumetto e con il videogame, quindi poi tutte queste cose ho cercato di mettere dentro al romanzo e da qui appunto tirando fuori una storia che speravo potesse essere una di quelle storie per cui tu ti siedi, cominci a leggerlo e se riesci a leggerlo in un'ora e mezza sono la persona più felice del mondo, perché questo è quello che vorrei darti lettore, un buon intrattenimento, insomma, è divertente. La casa dei Pagnani, di Tonio, come avevano ordinato quel vecchio maniaco di Lugo, sempre a Settalisa. Era stata un'esecuzione, non prima di raccapricciante effetti speciali, ce l'hanno dato dentro, insomma. Purtroppo la cosa che proprio non puoi permetterti di fare se sei un professionista che ha appena trasformato la famiglia del tuo amico in una poltiglia sanguinolenta è quella di trattenerti a casa tua, a casa sua. Incredibile. Erano nelle mani di un uomo sorridente che avevano colpevolmente ignorato e che adesso le stava prendendo per il culo. Questo è un esempio della narrazione. Quando uno dice un certo lirismo molto teso, molto essenziale, io credo sia questo. E il fatto anche che noi abbiamo una certa differenza di età, perché io ho qualche anno più di te, mi ha molto colpito, nel senso che io credo che questa sia la vera letteratura d'avanguardia. Ho visto in questo libro, quando uno chiude un libro rimane qualcosa dentro, cosa è rimasto dentro? Intanto questa cosa che ho detto prima, la mancanza di
sentimento voluta e da me apprezzata, perché è un libro molto teso, molto pulito. E poi anche c'è una rabbia per la mancanza della giustizia umana. Sì, è vero, c'è una grande rabbia, devo anche dire che c'è una grande rabbia e che sicuramente la protagonista penso incarni piuttosto bene su quanto questo sia un paese maschilista l'Italia. E quindi la rabbia è legata anche a questo, e infatti penso che nel prossimo romanzo in cui c'è il prossimo romanzo in cui ci sarà ancora Mila, anche se in realtà scrivo un'altra cosa, ma insomma comunque arrivano richieste per un nuovo Mila, facciamo un nuovo Mila, vorrei fare un romanzo ancora più duro sul maschilismo di questo paese, provando a ritrarre magari una come dire, una storia in cui ci siano più donne protagoniste e per certi aspetti vittime del maschilismo quotidiano, cioè non necessariamente quello di un serial killer o vediamo, non ne ho idea, però insomma vorrei battere su questa cosa perché quello che poi ha fatto nascere questa storia e questa rabbia è legata anche proprio al fatto di dire accidenti, voglio una protagonista femminile in un libro italiano, se ho la fortuna che questo libro venga pubblicato, grazie a Massimo Carlotta e Paolo Rossi, questa fortuna c'è stata, in cui però insomma non abbiamo sempre queste protagoniste femminili dei romanzi italiani molto, molto introspettive, che fanno sempre abbastanza poco, che riflettono molto su se stesse, che non agiscono mai, che hanno i figli, che sono divorziate, che magari sono anche un po' sfigate, magari non sono belle, perché comunque dobbiamo rassicurare, perché una donna arrabbiata e bella in Italia non va così bene, insomma, non lo so, ecco, quindi allora c'era questa rabbia nello scriverlo, per questo motivo qui. E poi certo, sì, è vero, c'è anche la rabbia legata al fatto che purtroppo una cosa che mi ha molto colpito studiando legge, studiando diritto penale, è che così la dottrina negli anni ha sviluppato questa teoria della pena rieducativa, eccetera, eccetera, che va benissimo perché nessuno adesso auspica ritorni nazisti, fascisti o quant'altro, però è anche vero che non si può nemmeno arrivare, come dire, a situazioni da indulto, per cui poi, ad esempio, facendo pratica, come mi è capitato, insomma, per un po' di anni, negli studi legali, ti ritrovi che ci sono autori di reati come truffa, come sequestro, scopo di estorsione, eccetera, che non finiscono semplicemente in galera perché se la pena comunque arriva a 3 anni, quei 3 anni gli vanno abbonati e sono fuori. Allora, questo lo trovo delirante. In realtà, nel mio romanzo non c'è un'analisi così raffinata, però comunque è vero che per una serie di elementi, di insabbiature, di calcoli, di corruzione, eccetera, eccetera, il colpevole non è colpevole, il mandante è il concorrente morale, cioè ci sono tutte queste curiose, stravaganti classificazioni che però, cioè, nei manuali di diritto penale trovate, e c'è uno dice ma che è? Cioè nel senso una volta non si chiamavano così, non c'era questo tipo di definizioni, voglio dire, ad esempio il concorrente morale nel reato è il mandante è quello che dice che deve ammazzare questa persona, non è una brava persona, al di là delle parole della trama, al di là di ogni considerazione che si possa fare, io penso che questo libro di un giovane, tu sei del 60, del 73, sono del 58, quindi un male delle generazioni, no, è importante il dato anagrafico, può non essere importante in tante circostanze, però in questo senso lo è. Ecco, io trovo che questa sia una pallottola nel futuro, una fucilata sparata verso una letteratura che comunque deve cambiare di connotati se vuole sopravvivere. Mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.